Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici, a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile. È giovedì e come ogni settimana a quest'ora siamo in diretta per parlare di salute. Lo facciamo sempre ospitando i migliori specialisti, non soltanto abruzzesi, disponibili a interagire con voi e a rispondere alle vostre eventuali domande. Questa sera parleremo del processo di invecchiamento del nostro corpo e parleremo delle principali patologie dell'anziano, che poi sono tantissime, no? Basterebbe sicuramente quest'ora di trasmissione solo per elencarle tutte, quindi ci concentreremo soprattutto su alcune di queste malattie. In particolare metteremo sotto la nostra lente di ingrandimento lo scompenso cardiaco, le insufficienze respiratorie e, se avremo tempo, parleremo anche del declino cognitivo. Cercheremo anche di darvi consigli per farvi vivere al meglio in salute la terza, la quarta e anche la quinta età. Ci dirà tutto questo il nostro graditissimo ospite. Buonasera e benvenuto nei nostri studi al dottor Paolo Di Ruscio. Buonasera, dottore. Buonasera, buonasera a lei, Come sta? grazie Sta dell'invito. bene? Benissimo. Bene, passata una giornata tranquilla. Tranquilla, giornata di lavoro. Giornata di Benissimo. lavoro. Dottor Paolo Di Ruscio, specialista in geriatria, responsabile AFO, che sta per Area Funzionale Omogenea Casa di Cura Spatocco Chieti. Che cos'è quest'AFO, dottore? L'AFO è una definizione un po' più moderna di quello che era il vecchio reparto di ospedaliero. È un raggruppamento omogeneo di patologie con diverse specialità, quindi all'interno del mio reparto sono contemplate la specializzazione di cardiologia, la specializzazione di geriatria, la specializzazione di neurologia e la medicina interna. Quindi il termine AFO vuol dire una. E questo fa un po' così rispetto al discorso che È un andremo a reparto fare. polispecialistico. Polispecialistico, dove la comorbilità è di casa, e nel senso l'integrazione poi degli specialisti rende Certo. più efficiente Quanti il posti sistema. letto? 44 posti È un bel letto, un reparto. bel repartone, diciamo Un non è un repartone. bartone, un bel Le repartone. principali prestazioni che erogate, che garantite Noi in queste varie specialistiche? abbiamo l'area cardiologica che è quasi prettamente dedicata allo scompenso cardiaco, con un'area interventistica di elettrofisiologia che abbiamo da poco così intrapreso. Abbiamo un'area neurologica, la neurologia nell'ambito di quella che è la patologia degenerativa cerebrale, dalla malattia, dalle demenze e dei disturbi comportamentali derivanti a quelle che sono le patologie degenerative legate al Parkinson e parkinsonismi nelle loro fasi Certo. avanzate. Poi c'è la medicina interna che insieme alla geriatria oramai è diventata fortunatamente un serbatoio, perché quello che notiamo e abbiamo sotto gli occhi giornalmente la carenza di posti letto Sì. nei reparti ospedalieri Che pubblici. tra l'altro sono sempre super affollati in questa In questa specialistica. specialistica sono super affollati, probabilmente non voglio parlare di politica sanitaria, No, no, c'è no, lasciamo qualcosa stare. da rivedere in Sì, quelli che sono gli certo. aspetti organizzativi. Sicuramente in questo momento, in questa realtà, Certo. è un supporto essenziale per la popolazione. Bel repartone, come abbiamo detto, che deve gestire, trova anche il tempo per andarsene in bicicletta, perché so che lei è un patito delle due ruote, quelle a pedali, però. Passione. Sono un appassionato, ed è appassionato, e la passione è per essere condivisa con gli amici. La bicicletta è sicuramente uno strumento valido e ottimo per tenersi in salute e per coltivare le Certo. amicizie. Quanti chilometri fa al giorno? Le uscite variano dai 50 ai 120-130 km la domenica. E so che si aggrega anche al nostro collega dello sport Enrico Giancarli, ha fatto anche delle trasmissioni, delle puntate della trasmissione Strade d'Abruzzo, sulle strade d'Abruzzo, tra l'altro anche un paio di puntate con strade belle toste da fare. Sì, Enrico mi ha portato all'Aquila e con piacere sono stato all'Aquila, che è la sua città, con un percorso impegnativo,
altro impegnativo che abbiamo fatto a Pesco Sansonesco. Insomma, devo dire che andare con Enrico Giancarlo è un piacere, Più insomma. bravo lei, più forte lei o più forte Enrico? Nettamente più forte Enrico, Nettamente più forte non oso Enrico. Che sfidarlo. salutiamo. Questa sera con il dottor Paolo Di Ruscio parleremo delle principali patologie dell'anziano, come vi ho detto in presentazione, soprattutto scompenso cardiaco, insufficienza respiratoria, ma non solo. Il nostro esperto a vostra disposizione fino alle 22:30. Telefonate e mail devono passare necessariamente attraverso il sorriso e il garbo della collega Gigliola Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Con Francesco Specchiulli, anche questa sera siamo prontissimi e chi ci sta seguendo potrà telefonare. Il prefisso è lo 0871 5873 230 oppure 5873 235 oppure inviare le email. L'indirizzo è salute@rete8.it e quindi vi aspettiamo. Grazie Gigliola, buon lavoro a te, buon lavoro in regia Francesco Specchiulli. Partiamo subito con un'istantanea che ha scattato proprio la collega Gigliola Edmondo a proposito di quanto stia aumentando anche in Italia la popolazione anziana e di conseguenza quanto stiano aumentando tante patologie legate proprio a questa fascia di età, terza, quarta o quinta che sia. Vediamo e poi commentiamo con il nostro ospite. Sul nostro pianeta c'erano circa 600 milioni di persone con più di 60 anni. Nel 2025 ce ne saranno 1,2 miliardi e 2 miliardi nel 2050. Invecchiare è un privilegio ed una meta, ma è anche una sfida che ha un impatto su tutti gli aspetti della società del XXI secolo, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Europa una persona su cinque ha più di 60 anni. La popolazione italiana ha un'elevata longevità. La speranza di vita alla nascita è di 80,3 anni per gli uomini e 84,9 per le donne, superiore alla media europea che è di 77,9 e 83,3. Inoltre in Italia si registra la percentuale più alta di popolazione anziana, ovvero gli over 65, il 21,7% contro una media europea del 18,9%. Dopo i 75 anni gli anziani nel nostro paese però vivono in condizioni di salute peggiori. Con l'avanzare dell'età si registra anche un aumento delle patologie cardiovascolari, del diabete, dell'Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative e non solo. Secondo il World Alzheimer Report, il numero attuale di 47 milioni di persone affette da demenza è destinato a salire, a causa dell'invecchiamento della popolazione, a 131 milioni entro il 2050. In Italia è affetto da demenza un over 80enne su 4 per un totale di 1.200.000 casi, ma nell'arco di 25 anni i casi diventeranno 2 milioni e mezzo e riguarderanno un over 80enne su 2. Questa è la scheda preparata da Gigliola, vado subito dal mio ospite, al dottor Paolo Di Ruscio, chiedo giusti i numeri, ci dobbiamo moltiplicare come popolazione anziana con quelle proporzioni, dottore? Purtroppo i numeri sono giusti, sono in maniera spaventosa giusti. La scheda è stata fatta molto bene perché c'entra alcuni elementi di vita reale. Attualmente si tende un attimino a dare un senso di positività all'invecchiamento, portando degli esempi che però distolgono un po' dalla realtà. La realtà purtroppo è fatta di molta, tra virgolette, non autosufficienza. L'invecchiamento Sotto gli occhi di tutti. è sotto gli occhi di tutti e ha degli elementi critici che noi dobbiamo essere in grado di intercettare, dobbiamo limitare quella che può essere la soglia della non autosufficienza, perché tutti noi vogliamo che si invecchi bene. Senta, quali sono le caratteristiche del processo di invecchiamento del nostro corpo? Processo inarrestabile, ahimè. Su questo non abbiamo dubbi.
È fondamentale un aspetto, e io la ringrazio per l'invito, non personale, ma per la specialità, per gli aspetti legati ad alcune condizioni che possono dare dignità, perché noi parliamo di malattia, però nell'anziano poi perdiamo di vista alcuni aspetti. Abbiamo una patologia cronica, abbiamo una patologia complessa, ma abbiamo il paziente, abbiamo il soggetto anziano che deve conservare una sua dignità in questo percorso, che come ha detto lei è inesorabile, ci porta inevitabilmente certo. ad una situazione di termine, ma in questo noi dobbiamo essere bravi nel cercare di mantenere una condizione di vita, una qualità di vita sufficiente e dignitosa. Tanto vediamo la prima diapositiva, dottore. Ecco, questa è una diapositiva molto semplice, che però dà un elemento essenziale. Capita questa diapositiva, si riesce a capire qual è il lavoro del geriatra. Sulla prima linea, quella in alto, abbiamo un invecchiamento cosiddetto normale, di invecchiamento integro, dove si sfiora la soglia della fragilità, ma non si sfocia nella disabilità, è il cosiddetto invecchiamento di successo, cosa aspiriamo tutti quanti. La parte sottostante invece è divisa in due quadri, la parte di fragilità e la parte di disabilità. Se immaginiamo che quello è un serbatoio di un'automobile, noi dobbiamo aspettarci che quando entriamo nella fragilità si accenda una spia. Noi la spia non ce l'abbiamo, quindi dobbiamo andare a ricercare, mediante quelli che sono gli aspetti obiettivi, strumentali, laboratoristici, quali possono essere le condizioni che possono mettere in sicurezza, tra virgolette, quelle che può sfociare in una certo. situazione di tipo a cascata, catastrofico e irreversibile. La fragilità, cosiddetta, è un termine, però in medicina può essere quantificata. Noi dobbiamo dare un numero, un peso, certo. e in base al peso attuare delle strategie, ripeto, preventive rispetto a quello che è il gradino sottostante, perché la parte della disabilità purtroppo è quella che ci tocca trattare, ma abbiamo l'obbligo, il forte obbligo di prevenire il più possibile. Che cosa si intende per fragilità nell'anziano, nella popolazione anziana? Entrerò nel merito, nel termine, più avanti, perché in questa prima fase vorrei soffermarmi su alcuni aspetti un po' più semplici di approccio a quella che è la fragilità dell'anziano. La fragilità dell'anziano comunemente è vista come l'anziano che cade, l'anziano con lo stato confusionale acuto, la fragilità che viene vista all'interno di patologie tipiche. E ho riportato in maniera molto didattica nella fase acuta lo stato confusionale, le cadute, la patologia cardiorespiratoria, proprio per identificare quegli elementi tipici dell'anziano che possono sfociare in uno stato, tra virgolette, di patologia. Dico tra virgolette perché su queste patologie bisogna avere molta attenzione. Si gioca il grado di autosufficienza. Lo stato confusionale nella sua reversibilità, la caduta, la frattura nelle condizioni di recupero. Ho associato alla fragilità la vulnerabilità. Abbiamo detto che l'invecchiamento è una perdita di funzione progressiva, ma ha una variabile, deve essere fatta rispetto all'ambiente. La vulnerabilità ci dà delle punti di tipo ambientali che possono purtroppo essere fonte di patologia. Nella diapositiva successiva vediamo essenzialmente quali sono le fonti di vulnerabilità: la povertà e l'etnia, lo stato, l'aspetto culturale, l'aspetto sociale. Legato sociale, l'aspetto legato a una sicurezza economica garantiscono una qualità di vita migliore. È banale dirlo, però purtroppo la nostra società si sposta verso queste aree di povertà e di interazione con altre etnie e dobbiamo fare i conti con questi. Il livello di istruzione, la posizione sociale e il reddito sono assolutamente importanti, cioè l'invecchiamento può precipitare quella fascia di fragilità
può riguardare questi aspetti. Invece cosa si intende per acuzie nell'anziano? L'acuzie è quel processo di patologia che si instaura in maniera quasi immediata. Nell'anziano molte volte è devastante perché cambia quelli che sono anche gli aspetti somatici, morfologici. L'acuzie nell'anziano, io ho identificato come primo esempio quello dello stato confusionale, perché è un'esperienza comune. L'esperienza comune dello stato confusionale dell'anziano è quella, ad esempio, post-chirurgica. Il paziente di ultraottantenne fa una frattura di femore, entra in buona salute, esce dalla sala operatoria in uno stato di dissociazione, di agitazione psicomotoria o uno stato di sopore, di torpore legato ad interazioni che comunemente venivano trasferite e stata l'anestesia. Questo è il comune. La spiegazione più semplice. Più semplice, quella che è più comoda. In quelle condizioni, nelle 24-48 ore che susseguono l'intervento chirurgico, abbiamo preso l'esempio dell'intervento chirurgico, si giocano elementi essenziali di un paziente, perché non intervenire o intervenire in maniera, tra virgolette, non appropriata, sia nella definizione della patologia sottostante, sia nella definizione terapeutica, vuol dire variare, certo, nel giro di poco tempo uno stato da una, tra virgolette, autosufficienza a non autosufficienza. Ed è banale, perché ho fatto l'esempio dell'aspetto post-chirurgico, post-intensivo, che è di comune esperienza, ma vedendo in dettaglio alcuni elementi possiamo che vedere anche delle diapositive, possiamo avere un'idea. Possibile prevenirle, intercettarle queste patologie, eccole qua. Assolutamente sì. Lascio le prime, però le cose più banali di comune sono le infezioni banali, anche delle vie urinarie, sono legate a situazioni di interferenza cerebrale con una situazione di... Io non tratto la situazione cerebrale, tratto l'infezione delle vie urinarie. Lo stato infettivo, tossinfettivo, altera quelle che sono le condizioni cognitive, patologie dell'apparato cardiorespiratorio banale legate all'ipossia e alla ridotta possibilità di compensare a livello centrale. Ancora più banale sono i meccanismi legati al danno da farmaci, danno iatrogeno, per gli effetti diretti o per situazioni indirette come la disidratazione e le alterazioni elettrolitiche, che sono di comune riscontro in ambito geriatrico. Gli aspetti prescrittivi farmacologici, questo è un altro elemento che possiamo mettere anche nelle acuzie del paziente geriatrico, danno da farmaci, certo, da farmaci singoli, dall'interazione di più terapie. La politerapia purtroppo è legata a delle interferenze di tipo metabolico. Se più specialisti prescrivono farmaci diversi senza avere un'integrazione di informazione, si rischia di fare danni. Andiamo avanti con le diapositive. Le cadute, che stavamo dicendo anche prima. Le cadute, perché dal punto di vista statistico rappresentano una mina sociale. La caduta è fortemente gravata alla perdita dell'autosufficienza. Vedendo i dati, ad esempio in residenze su 1500 cadute, per 1000 persone l'anno, cioè una persona cade più di una volta all'anno, sì, con un rischio di fratturarsi elevatissimo, e il rischio di frattura purtroppo nell'anziano cambia quelli che sono i parametri legati all'autosufficienza. La prevenzione delle cadute si fa rispetto a quelli che sono gli elementi che possono favorire la caduta, che sono banalmente meccanismi, fenomeni ambientali. L'istituzionalizzazione, la casa di riposo, non è l'ambiente dell'anziano che ha vissuto per 80 anni a casa propria e ha cambiato. La caduta è inevitabile perché è data da situazioni percettive diverse, ambientali, certo, cosa che può succedere anche nell'ospedalizzazione. Ma le cadute più banali sono quelle che riguardano, nella prossima diapositiva, alcuni elementi che possono essere di natura organica legata a situazioni neurovascolari che vanno viste rispetto alla patologia primitiva, o situazioni nella parte in basso della diapositiva legata all'assunzione di farmaci. E un elenco di farmaci non per colpevolizzare, ma per avere l'attenzione nell'utilizzo
l'ora di somministrazione, il dosaggio, il metabolismo del paziente, l'interazione sono con altri fan. Fattori. Sono fattori essenziali per poter fare una giusta prevenzione. Invece le malattie croniche da che cosa sono causate, dottor Di Ruscio? La malattia cronica rappresenta in questo momento una sfida della sanità. Noi siamo sempre più portati ad una valutazione di quelle che sono le innovazioni tecnologiche rispetto ai singoli organi, ai singoli apparati, l'ultraspecialistica. La malattia cronica è la malattia che purtroppo non guarisce, che ha un suo percorso di cure. Guai ad abbandonare il percorso di cure, di osservazione, di follow up, perché si rischia di perdere il treno di quello che può essere poi una riacutizzazione della patologia, che può portare a situazioni importanti dal punto di vista clinico. Nell'anziano la cronicità fa parte di quella che oramai un corredo. La diapositiva parte da quelli che sono gli elementi di esposizione all'ambientale rispetto alla patologia. La patologia che noi andiamo a trattare in prevenzione, l'ipertensione, il metabolismo, la dislipidemia, che fanno parte dell'età giovanile, ma se non trattate correttamente i singoli fattori cronicizzano. Sui dati più importanti che sono dati dalla cardiopatia, dall'ictus, dai tumori e dalla patologia respiratoria e patologie metaboliche. E noi ne prenderemo in esame solo un paio poi di patologie. Vado da Gigliola, sono le 21:52, vado da Gigliola perché dalla regia mi segnalano che è arrivata una mail. Gigliola. Le chiedo un consiglio, a mia madre di 84 anni è stata diagnosticata un'insufficienza mitralica severa, è stato detto che dovrebbe sottoporsi ad intervento chirurgico, ma so che è a rischio piuttosto elevato, cosa dobbiamo fare? Questa è una domanda legittima. La geriatria è la medicina del buon senso, della capacità di saper deprescrivere e prescrivere. Il bilancio rispetto ad una situazione di questo tipo, che richiede, tra virgolette, inevitabilmente un intervento, è fatto quello della capacità non solo di gestire dal punto di vista anestesiologico la procedura, ma anche dal punto di vista preventivo di quelle che sono, dal punto di vista geriatrico, le riserve d'organo sufficienti. Io posso dare un'indicazione o comunque un consenso ad un intervento se sono in grado di prevenire quelli che sono gli effetti, non sul cuore, sulla procedura, ma quali sono gli effetti sistemici. La cardiologia interventistica si è spinta molto avanti. In questo momento mi tirerei indietro rispetto ad una azione di tipo invasivo piuttosto che stare ad osservare. La cardiologia ha fatto favorevole dei grossi passi. All'intervento, mi sembra di capire, anche a 84 anni. E, ripeto, rivalutando quelle che sono le riserve d'organo, non del cuore, delle riserve d'organo generale, una valutazione geriatrica multidimensionale è essenziale in un paziente di questo tipo. È un consiglio telefonico durante consiglio una telefonico che televisiva. Non, certo, mi sento un attimino favorevole rispetto ai progressi fatti dalla cardiologia e dalla cardiochirurgia. Certo. Torniamo alla nostra scaletta, perché, tra l'altro tra tre minuti devo andare in pubblicità, perché si parla di fragilità nell'anziano, dottor Di Ruscio? Si parla di fragilità perché, come le avevo detto prima, è un elemento che noi adesso riusciamo a quantificare, perché il problema della medicina è quello di dare un peso. Il peso vuol dire stabilire se ho una creatinina, una funzionalità renale normale o una creatinina con una funzionalità renale alterata. Vado a pesare la fragilità, cerco di capire se il paziente in termini oggettivi mi entra in una soglia che lo espone a patologie. Quando parlo di patologie, di fragilità, come vedremo nelle diapositive, ecco, questa è la definizione tipica del fenotipo della fragilità, che si dà dei criteri molto semplici. Rispondendo a tre criteri possiamo identificare un paziente fragile. Poi su quello andiamo a vedere cosa si può fare.
La fragilità è una perdita di peso di circa 5 kg in un anno, l'affaticamento, quindi la fatica allo sforzo, la debolezza muscolare che viene misurata con l'hand grip, con la pressione della mano, una ridotta velocità al cammino. Ridotta velocità al cammino parliamo di 8 metri in 5 secondi, quindi quantifichiamo anche quel tipo di ridotta attività fisica rispetto a quelle che sono le attività quotidiane. Una volta individuato un paziente che rientra in quel tipo di fenotipo, vado ad inserire in quelli che sono i meccanismi dell'invecchiamento. E qui la fragilità, a cui do un nome, sarcopenia, perché identifico un criterio oggettivo, va ad interferire con i grandi meccanismi dell'invecchiamento, alterazioni ormonali, alterazioni dei meccanismi dell'infiammazione. Il meccanismo sottostante al processo di invecchiamento è quello dato da anaflogosi cronica, l'attivazione delle interleuchine, l'alterazione di quelle che sono le espressioni del sistema immunitario hanno una stretta correlazione con quello che è il processo di invecchiamento. Noi dobbiamo spegnere il fuoco che regola l'infiammazione. Tutto quello che era l'attività del stress ossidativo, antiossidanti, di cui si è parlato per tanto tempo, non è altro che il risultato di quel tipo di cortocircuito. Interrompere quel cortocircuito andando ad agire sulla fragilità. Questa altra diapositiva poi la devo fermare perché devo andare in pubblicità. Studio in Chianti. Che sì, questo è uno studio in Chianti, uno studio longitudinale che è tenuto dalla scuola italiana, in cui vengono identificati quelli che sono gli elementi che vanno poi a determinare la disabilità. E mi piace ricordare in questa situazione come viene messa anche la funzione cognitiva. Noi si pensa che una performance motoria o un'alterazione infiammatoria possa essere solo di carattere, diciamo, muscolare o di carattere energetico. La funzione cognitiva no, è strettamente legata a quelli che sono gli stessi meccanismi che abbiamo visto nel ministro della volta. La interrompo, sono le 21:58, poi riprendiamo questa spiegazione sulla fragilità nell'anziano. Adesso un po' di pubblicità. Rieccoci di nuovo in diretta da studio per la seconda e naturalmente ultima parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile con il nostro ospite, il dottor Paolo Di Ruscio, specialista in geriatria, responsabile AFO, area funzionale omogenea della casa di cura Spatocco di Chieti. Stiamo parlando di invecchiamento e complessità clinica emergente. Prima della pausa pubblicitaria stavamo parlando proprio di fragilità nell'anziano con una serie di diapositive. Possiamo ripartire proprio da quella serie di diapositive, il dottor Di Ruscio può continuare nella sua spiegazione. Eccola qua, i markers biologici che erano quelli che lei voleva sottolineare con evidenza, dottore. Sì, esattamente. Adesso in breve vediamo, come avevo detto prima, come misurare, come quantificare la fragilità dal punto di vista pratico. Abbiamo degli elementi, qui ne prendiamo ad esempio alcuni che sono di semplice utilizzo, indipendentemente da quanto abbiamo visto rispetto alle caratteristiche. L'albumina sierica, che viene dosata in maniera assolutamente semplice mediante un prelievo, vediamo la prossima, ha delle caratteristiche che ci possono dare un'indicazione su quella che è la malnutrizione, e quindi abbiamo un parametro, un valore grammi decilitro e abbiamo un valore di... Andiamo avanti con la diapositiva così la vediamo, sì. La possiamo... Eccola qua, quella che diceva il dottore. In maniera molto semplice di quelli che sono gli elementi caratterizzati dell'albumina. Oltre all'albumina possiamo dosare la prealbumina con la successiva e la trasferrina. Quindi abbiamo degli elementi banali che possono essere, tra virgolette, semplicemente quantificati e associati a una condizione di malnutrizione. Altra diapositiva, eccola qua, la trasferrina che diceva il dottore. Di semplice avanti. Esecuzione. E qui ho inserito, anche per curiosità, ma non solo per quella, ma perché diventa un elemento culturale, quello che è il valore del colesterolo legato alla patologia. La prossima
Noi comunemente sappiamo che i valori elevati di colesterolo si associano alla patologia vascolare e ai danni. Andiamo avanti con la diapositiva. Eccolo qua. È giusto per enfatizzare che i livelli bassi di colesterolo si associano a più alto grado di mortalità. Quando ci troviamo di fronte a livelli di colesterolo che sono inferiori ai 170 mg decilitro, dobbiamo cominciare a sospettare che qualcosa in quell'organismo non va in maniera ottimale. Il colesterolo c'è in quanto serve in sintesi metaboliche ormonali essenziali al metabolismo, e la carenza di colesterolo si riversa su poi che sono gli aspetti muscolari che identificano la sarcopenia. Ultima diapositiva che abbiamo preparato. Eccola qua, i marchi. I marchi che vi avevo accennato, che sono legati alla situazione legata ad uno stato infiammatorio cronico. E su questo poi una piccola accenno la faremo dopo su quelli che sono gli aspetti, cosa possiamo fare in maniera banale e pronta rispetto ad una situazione di questo tipo. Quindi qui siamo in una fase ancora di prevenzione, intercetto una situazione, perché sappiamo che questi sono marcatori indipendenti di patologia. Io comunque, se rientro in quei parametri, vado incontro ad una patologia. Quindi io non so quale sia la patologia. Però, abbiamo qualche campanello d'allarme. Il campanello d'allarme che posso intercettare in quelli che sono degli screening. Come si potrebbe rallentare la sarcopenia? Allora, l'elemento che conosciamo di comune, anche se ha avuto delle fasi alterne di capacità terapeutica, è la vitamina D. Banalmente, la vitamina D è stata recentemente rivalutata per quelli che sono gli aspetti legati non solo all'anti-aging, ma a tutti i meccanismi legati alla flogosi, che poi abbia un valore supplettivo per quelli che sono i meccanismi energetici a livello osseo, a livello metabolico, questo è vero, ma vanno al di là di quello che è il semplice metabolismo osseo di cui ne abbiamo conoscenza. E poi c'è tutta l'integrazione legata a quella successiva, che vediamo, a quella delle proteine, creatina e aminoacidi. Proteine, l'introito di proteine, le nostre diete, le alterazioni pure strutturali, morfostrutturali legate all'invecchiamento, le denturie, l'incapacità di deglutire in maniera corretta, le disfagie, le alterazioni del transito, i malassorbimenti, possono mettere in crisi quello che è il sistema proteico. Noi dobbiamo garantire almeno un grammo di proteine per chilo dia su una situazione ottimale, se no andiamo ad integrare. Ultima diapositiva che abbiamo preparato. Volevo fare, se torno un attimo indietro, un accenno a qualcosa di un po' più tra virgolette moderno, che è proprio in fondo, sulla diapositiva precedente, che è quella Torniamo sulla diapositiva precedente, per cortesia, eccola. I nuovi candidati che fanno strada, oltre gli omega 3 che conosciamo rispetto a quella che è la loro attività come acidi grassi, quella dei probiotici. I probiotici agiscono a livello intestinale favorendo l'assorbimento, le alterazioni del clima intestinale alterano gli assorbimenti. La probiotica in questo momento sta facendo dei passi da gigante rispetto a quelli che sono le possibili variazioni del microclima intestinale, che può favorire gli assorbimenti e portare a quella che è una riduzione della flogosi cronica. Un campo nuovo, un campo tutto da scoprire, ma sicuramente uno di quelli più possibili da praticare. La diapositiva che avevamo fatto vedere ai nostri telespettatori era quella sul training fisico, che è sicuramente importante per cercare di rallentare la sarcopenia. Qui la medicina del buon senso è quella che sta scritto sopra: fare attività fisica 2-3 volte al giorno, due o tre volte alla settimana, quella che comunemente diciamo. Sotto abbiamo un equivalente scientifico di che cosa fa l'attività fisica, che non è altro il percorso inverso di quello che avevamo dato, cioè la riduzione dello stress ossidativo, dello stress a livello infiammatorio, l'aumento della massa muscolare, magra, perché il problema della riduzione della sarcopenia è legato alla riduzione della massa muscolare, che potremmo pure determinare con altre metodiche, però quei parametri che ho dato sono sufficienti per identificare un paziente che deve essere integrato. Torre di Ruscio, la fragilità si associa alla complessità. Cosa si intende? Abbiamo visto che cosa si intende per fragilità nell'anziano, adesso cosa si intende per complessità nell'anziano?
La complessità risponde a delle leggi precise. Per semplificare il discorso, identifichiamo una condizione legata a una comorbidità, più aspetti patologici che vanno sommati, che si manifestano contemporaneamente. Questo porta ad una condizione di complessità assistenziale, di complessità terapeutica. All'interno della complessità il geriatra è chiamato a mediare quelle che sono le priorità rispetto ad un trattamento, rispetto ad un sintomo dominante, non dimenticando quello che viene dietro. La complessità è tipica della medicina geriatrica e della medicina interna ed è il compito del geriatra. Abbiamo questa diapositiva che ci spiega quali sono gli indicatori di complessità riferibili al paziente. La vuole commentare? Vado avanti con le diapositive. Può andare avanti perché andiamo quello avanti, che ho detto sì, in maniera. Andiamo avanti con le diapositive. Ecco, questo è il paziente complesso. Rimango sull'ultima definizione, il caso unico, nel senso che non devo andare a più consulenze, a più esami, a più diagnosi. Devo identificare un unicum nel paziente rispetto a quello che è il trattamento. Pensare di seguire un singolo elemento patologico potrebbe portarmi fuori strada. Finesse, abbiamo parlato in generale, quali sono le espressioni cliniche tipiche della cronicità? Questa era ancora una misurazione della complessità sanitaria, assistenziale e ambientale. Io direi di andare avanti, lasciare queste scale. Quali sono le espressioni cliniche tipiche invece della cronicità? Allora, noi nella cronicità identifichiamo quelle patologie che poi hanno una ricaduta superiore su quelli che sono gli elementi assistenziali che hanno un risvolto di tipo sociale ed economico. La patologia respiratoria, la patologia cardiaca sono quelle che cronicizzano inevitabilmente e ci portano ad avere un trattamento ed una condizione di monitoraggio attenta. Dico questo perché le patologie croniche sono legate inevitabilmente alla riacutizzazione. Riacutizzazione nella stragrande maggioranza dei casi vuol dire riospedalizzazione. Il nostro obiettivo è quello di ridurre la riospedalizzazione, seguire la malattia cronica nel tempo, avere il tempo necessario, dettare i tempi. Eccole qua, le tre grandi sindrome. Eccole qua, queste sono le tre grandi sindrome all'interno di quello che è un impegno del Ministero della Salute rispetto alla cronicità. Ho estratto queste tre sindrome che sono legate più all'invecchiamento, cronicizzazione dei tumori legate alla sopravvivenza fortunatamente rispetto a quella che è una diagnosi di neoplasia, però inevitabilmente si invecchia con la neoplasia. Le grandi insufficienze d'organo che abbiamo detto prima, lo scompenso e la patologia, ho messo la BPC o la bronchite cronica per identificare una patologia respiratoria, e le grandi fragilità dell'anziano che sono la somma di quelle che vengono identificate poi nella perdita della autosufficienza. Altra diapositiva. E questo è un esempio di come il Piano Nazionale della Cronicità inviato col patto Stato-Regione alle regioni ha dato, e qui ho identificato tre, presumo delle 7 o 8 di quelle che erano le patologie identificate, l'insufficienza cardiaca, la BPCO, l'insufficienza respiratoria e il parkinsonismo. Quindi è stato preso un impegno a livello del Ministero su quella che deve essere una revisione dei processi assistenziali di queste patologie. Quale può essere una presentazione atipica di una malattia, dottor Di Ruscio? Ecco. Nell'ambito della geriatria non c'è niente di tipico. È tutto atipico. L'atipico è la regola. Se noi pensiamo di ricevere da un anziano delle informazioni utili, anamnestiche, obiettive, tali da indirizzarci verso la diagnosi, sbagliamo. Se
visitiamo un quarantenne, un cinquantenne, alle sole domande già ci fa la diagnosi. Quindi abbiamo servito su un piatto d'argento, certo, degli aspetti, ma questi sono aspetti culturali legati a... Anche perché vanno su internet. Esattamente, vanno su internet e quindi bisogna trasferire, assorbire la malattia, certo, si autoprescrivono il farmaco. Esatto. Però è molto vantaggioso per il medico, perché l'anamnesi hanno degli elementi, certo, bisogna saper leggere e decifrare tutti i segnali. Però insomma, su questo siamo abbastanza... La interrompo un attimo sulla tipicità, perché mi segnalano che c'è una mail per lei. Gigliola. Avevo il battito cardiaco di 45 al minuto e mi hanno impiantato un pacemaker con frequenza 60 battiti. Il cuore si affaticherà? Si affaticava con la frequenza di prima. In questa situazione devo dire che ha raggiunto una situazione ottimale di compenso. Come dicevo prima, rispetto a quello che è un altro argomento cardiologico e dell'affidabilità della cardiologia, dell'interventista e della cardiologia, di cui lei ha piena fiducia. Sì, chi sa fare fa bene, certo, nel senso che poi l'indicazione va data, il paziente va gestito, va seguito e va indirizzato in maniera appropriata. In questo momento definire dei limiti in questo campo mi sembra, certo, mi sembra eccessivo. Insomma. Comunque questo pacemaker a 60 battiti fa il suo lavoro senza affaticare il cuore. E, partendo dalla dispnea, da una respirazione difficile, abbiamo visto quali scenari si aprono. Come vi ho detto in presentazione, in questa trasmissione vogliamo soffermarci soprattutto sullo scompenso cardiaco e sulle insufficienze respiratorie. Partiamo dallo scompenso, dottor Di Ruscio. Quanto è diffuso, quanto è grave, in quante situazioni può necessitare di un ricovero? Lo scompenso cardiaco purtroppo è forse la patologia cronica che più frequentemente richiede l'ospedalizzazione, e non per colpa del paziente o per colpa delle terapie, perché purtroppo le alterazioni strutturali cardiache ci rendono, rispetto al vantaggio che abbiamo avuto dalla farmacologia, la sopravvivenza è assolutamente garantita per molti anni rispetto a quella che è l'ottimizzazione dei farmaci utilizzati. Più di 20 anni fa non avevamo questo tipo di sopravvivenza rispetto alle scompense di classe terza, quarta, che erano destinati un po' alla deriva. Come attualmente la possibilità di trattare farmacologicamente in maniera appropriata ci rende favorevoli delle sopravvivenze legate inevitabilmente a delle riacutizzazioni. Certo. Questi sono dei dati che sono importanti. Il 78% dei pazienti con scompenso cardiaco vengono ricoverati nei reparti internisti e il 22% ricoverati in ambiente cardiologico. Qui già vediamo una trasposizione di quello che è l'interesse della patologia cardiologica dall'ambito del cardiologo a quello dell'internista. Una volta il paziente con scompenso andava in cardiologia, non c'era altra strada. Attualmente lo scompenso va nei reparti perché è purtroppo correlato ad altre patologie. Il cardiologo ha una sua valenza in quella che è la situazione di identificazione della gestione dell'acuzie nella consulenza rispetto a quello che è un approccio terapeutico costante, ma lo scompenso deve essere inevitabilmente trattato, certo, nei reparti internistici rispetto alla fragilità dell'età. I dati sull'età sono purtroppo disarmanti rispetto a situazioni di ospedalizzazione. E in questo però abbiamo migliorato un po' quello che è il livello assistenziale. Qui vediamo da che cosa è caratterizzato. Ok, caratterizzato, vabbè, l'associazione di quelle che possono essere le disfunzioni di tipo aritmico, come la fibrillazione atriale, che è tipica una fase di scompenso iniziale nell'anziano, che si associa poi ad alterazioni d'organo. Vabbè, quella è la ripartizione per donne sesso, che uomini. Purtroppo le donne avendo quella sopravvivenza maggiore sono legate, certo, ad un'esposizione maggiore. Ultima quella che è più interessante è che la mortalità
alla prossima diapositiva, ecco. A un anno dei pazienti con scompenso si aggira intorno al 22%, quindi di fronte ad un paziente che abbia una patologia di scompenso dobbiamo pensare un po' di là rispetto a quello che riguarda la sopravvivenza, non nell'immediato. Mi faccio la domanda e la risposta, perché lo scompenso mette in crisi tutto il sistema, tutto l'organismo, e normalmente la fase dell'acuzia è molto delicata, c'è un'immobilizzazione, c'è una situazione che può durare 7, 8, 10, 15 giorni e questo porta dietro inevitabilmente una situazione da non uso. Enfatizzo sull'aspetto riabilitativo. La riabilitazione è parte integrante della terapia farmacologica nello scompenso. Per altre discipline può essere un recupero funzionale. Per la cardiologia è una fase terapeutica. E laddove esiste nelle condizioni di riabilitazione ospedaliera, ex ospedaliera, territoriale, domiciliare, è essenziale. Il sintomo cardine è l'affaticamento allo sforzo. Io devo riadeguare l'organismo allo sforzo, sforzo minimo per quelle che sono le esigenze di ambiente, di domicilio, la mobilità all'interno del proprio ambiente domestico. La riabilitazione diventa un attimo essenziale, certo. E che deve essere inevitabilmente seguire ed intersecarsi con la fase acuta. Quindi mi sembra di capire che necessita di ricoveri piuttosto lunghi in determinate situazioni ed è fondamentale poi la fase riabilitativa. Noi dobbiamo ridurre la riospedalizzazione, solo garantendo un recupero. Non mi soffermo perché sono andato a vedere uno studio su DRG, su come 15 anni fa lo scompenso veniva trattato con una degenza media che andava dai 12 ai 15 giorni, con l'attuazione dei DRG che regolano il mondo della sanità, siamo passati un'occupazione del 6-7%, la disabilità è raddoppiata, certo. Rispetto ad una condizione. Invece le più frequenti malattie croniche dell'apparato respiratorio quali sono, dottor Di Ruscio? Sempre ovviamente nell'anziano. Nell'anziano inevitabilmente l'aspetto principale è dato dalla broncopatia cronica ostruttiva, dall'evoluzione dell'enfisema, l'asma e le malattie interstiziali. E più che sui dati che sono legati inevitabilmente a situazioni, no? Il bronchitico cronico ha le sue ricotizzazioni stagionali inevitabili, e anche qui il problema è legato alle frequenti ospedalizzazioni. La qualità di vita viene un attimino messa in secondo piano. Il respiratorio è un paziente molto, molto fragile, va incontro a una situazione di malnutrizione e lì bisogna integrare, bisogna intercettare. Mantenere un'efficienza muscolare significa ridurre quello che è lo stress respiratorio. E molte volte noi vediamo al momento del ricovero, l'atto del ricovero, pazienti cachettici dal punto di vista muscolare, ed è associata, non vengono assolutamente messi nelle condizioni di avere un supporto energetico. Dall'altra parte, e qui rientra un problema un po' di attenzione legata alla compliance farmacologica, il paziente respiratorio può essere ben gestito, dico bene rispetto a quello che è una situazione di cronicità, se l'aderenza terapeutica è molto stretta. Anche qui l'evoluzione farmacologica ha portato a confezionare dei farmaci che sono facilmente gestibili. L'utilizzo prima dei puff mattina, sera, sì, c'era puff sì. Su, puff non si sa dove andava, l'utilizzo di cortisone piuttosto. Sì, sono ancora però i puffi. Gli inalatori che sì. Hanno una situazione, però hanno fatto un passo avanti importantissimo. Siamo arrivati all'associazione, alla triplice associazione. Prima dovevo fare più inalazioni, adesso con un solo farmaco riesco ad inserire tre. Regge tutta la giornata. Esattamente, con una garanzia di tenore bronchiale, quindi di broncodilatazione che certo. Può arrivare alle 24 ore, con un'associazione eventuale di uno steroide che non vado più ad utilizzare un cortisone sistemico con tutti gli effetti collaterali, ma e l'aderenza terapeutica è fondamentale, la terapia di fondo è la prima cosa che viene persa dal paziente respiratorio. Se riesco a far sì che il paziente sia attento, il paziente e l'ambiente, perché qui parliamo poi di situazioni, perché poi
lei mi insegna, il puff o lo spray in un paziente ultraottantenne, se non è veicolato, certo, non si sa dove va a finire, insomma. Abbiamo delle diapositive sempre sulle insufficienze respiratorie che stavamo facendo vedere ai nostri telespettatori. Questa è ovviamente la broncopneumopatia cronica, che è una malattia caratterizzata da persistenti sintomi respiratori e limitazioni al flusso aereo. Come viene trattata, dottore, questa patologia? Allora, ho detto del trattamento farmacologico di fondo che è essenziale, dell'aderenza e un richiamo a quello che è la vaccinazione. Si parla tanto di vaccini, ma l'attenzione in una situazione di questo tipo va assolutamente sollecitata. La vaccinazione antipneumococcica va nei soggetti ultra 65 anni, va comunque enfatizzata. E qui nascono molti dubbi su come, quando, dove farla, perché rimane così un elemento di informazione. I medici di medicina generale sono perfettamente in grado di gestire questo tipo di situazione. L'affidamento al medico di medicina generale è essenziale per questo tipo di informazione. La garanzia di avere un supporto immunitario efficiente è assolutamente, intercettare poi quelli che sono i sintomi legati alla iperproduzione bronchiale con esami culturali dell'espettorato, cercando di non generalizzare un approccio antibiotico che è il più semplice e immediato rispetto alla riacutizzazione, che rispetto all'evoluzione dell'antibiotico terapia e dell'antibiotico resistenza ci troviamo di fronte a situazioni veramente importanti. Quindi l'uso dell'antibiotico sì, ma in maniera razionale. Ripeto, l'automedicamento è assolutamente evitare. I medici di medicina generale hanno una perfetta capacità, certo, di far fronte a queste situazioni. Un'ultima diapositiva avevamo ancora sulle insufficienze respiratorie e poi chiudiamo. Questa ce la deve proprio spiegare. Perché rimanere nell'ambito geriatrico, perché la COPD, quella che è la broncopneumopatia cronica ostruttiva, nell'anziano non si ferma al problema legato al respiro e qui è contornata da situazioni, la cachessia è quello che ho spiegata, è quasi matematica lo stato catabolico e quindi la perdita di massa muscolare, va assolutamente messa in sicurezza. Ripeto, sono cose banali, sono cose che però vanno perseguite in maniera con insistenza. Certo. E la depressione è un altro dato, e questo si associa in maniera importante. Un paziente respiratorio è un paziente difficile, gli aspetti cognitivi legati alla disabilità sono alti. Tenga conto che molti pazienti possono andare in un'insufficienza respiratoria cronica, un'ossigenoterapia 24 ore al giorno. Assolutamente sì. Situazioni per cappiche di ventilazione, stare con una macchinetta di notte per garantire, insomma, qualità della vita molto scadente, molto che scadente. Sia depresso è il minimo che possa succedere. Sì. Ancora qualche minuto, chiudiamo con il declino cognitivo. Allora, se l'invecchiamento fisico non dico che si può arrestare, ma perlomeno si può un pochettino controllare, no? Riusciamo a fare qualcosa per arginarlo. L'invecchiamento del nostro cervello invece è inarrestabile. Che cosa succede in queste situazioni, dottore? Allora, volutamente, cioè, rimanendo, che ci succede? Succede che il meccanismo degenerativo, rispetto a quando lei ha detto, andrei a puntualizzare. Lasciamo da parte quelle che sono le demenze. Faremo una trasmissione, se le vuole, Alzheimer, cose, Parkinson, forme eccetera, degenerative eccetera, primitive nella loro definizione, che hanno una loro dignità e una loro. Quello che ho portato oggi è solo per rimanere nel tema delle, tra virgolette, patologie emergenti potenzialmente intercettabili e trattabili. Le demenze secondarie, eccole qua. Ho messo reversibili punto interrogativo, okay, perché non è una presunzione, è solo perché rispetto ad una demenza, la demenza ha una sua dignità di diagnosi. Dare dignità vuol dire approcciarla in maniera corretta.
laddove ho un declino cognitivo, vado incontro a situazioni di perdita di funzioni esecutive, di prassiche, mi devo prima porre dei problemi. Esistono delle condizioni metaboliche, nutrizionali che possono aver determinato un danno a livello della cellula nervosa, si enfatizza distiroidismo, l'ipoglicemia, la condizione uremica, le condizioni legate banalmente ai deficit di folati e B12 si assorbono a livello intestinale, se non assorbo posso andare incontro ad una condizione di alterazione mielinica e andare incontro ad uno stato cognitivo deficitario che però potenzialmente posso correggere. Quindi di fronte ad un paziente che ha comunque deficit cognitivo devo avere l'attenzione e dare dignità a quel sintomo per non fare errore. Certo. Grazie. Siamo in, come la chiudiamo questa trasmissione? Fidatevi dei geriatri. E non dei ciclisti. E non dei ciclisti, se ci sente Enrico Giancarlo. Grazie, grazie al dottor Paolo Di Ruscio, specialista in geriatria, responsabile AFO, che è l'area funzionale omogenea della casa di cura Spatocco di Chieti. Con lui abbiamo parlato a fondo del processo di invecchiamento che ci riguarda tutti. Abbiamo poi messo così sotto la nostra lente di ingrandimento due in particolare patologie molto molto diffuse come lo scompenso cardiaco e l'insufficienza respiratoria, e poi abbiamo sfiorato il declino cognitivo, anche perché lì non basterebbe una trasmissione solo per trattare ad esempio l'Alzheimer. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro dottore, buone pedalate con Enrico Giancarli o da solo, e ci vediamo magari in un'altra occasione. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa puntata di Pronto Medicina Facile. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, i nostri telespettatori sono curiosi e chiedono di sapere se in bicicletta sono più forti i medici oppure i giornalisti. Sono più forti i medici e i giornalisti in bicicletta. Sono nettamente più forti i giornalisti. Sono nettamente più forti i giornalisti. Non so il motivo. Non so il motivo. Però si può allenare per battere, certo, i giornalisti. Mi attengo a quella prescrizione di esercizio fisico che ho quella prescrizione che abbiamo fatto vedere. Grazie a Francesco Specchiulli in regia, Andrea Di Fabio in post produzione. Grazie a voi telespettatori. Con voi ci vediamo giovedì prossimo 21:30 e parleremo di trasfusioni di sangue e possibili alternative. Un problema tutto italiano, c'è sempre meno sangue e aumenta la richiesta di sangue, soprattutto ci sono sempre meno donatori. Parleremo di queste problematiche con la dottoressa Patrizia Corsi, che è la responsabile del centro trasfusionale della ASL di Pescara. Invece in Medicina Facile ci vediamo domenica ore 12:45 e ore 20 e parleremo di musicoterapia e arteterapia. Che conforto, che sollievo possono dare ai pazienti oncologici. Saranno con noi la dottoressa Roberta Minini e il dottor Luca Raimondi, che lavorano nel reparto di oncologia dell'ospedale di Vasto. Vi ricordo che anche questa puntata di Pronto Medicina Facile, come centinaia di altre di Pronto e di Medicina Facile, consultabile su YouTube Rete 8 Salute. Vi ricordo infine che se tenete alla salute, alla vostra salute, questa è la vostra trasmissione. Ci vediamo giovedì prossimo 21:30. Grazie, buonanotte.